Loredana Bertè e Renato Zero. Ecco perché hanno litigato. Loredana Bertè, ospite in un programma di Barbara D'Urso, ha ripercorso la sua carriera artistica, non senza parlare del rapporto amicale che ha avuto con Renato Zero. Attualmente però tra i due artisti non scorre buon sangue. Questo particolare è venuto a galla durante una delle puntate di Amici, quando entrambi erano presenti alla trasmissione. I cantanti hanno litigato di recente, ma i motivi dei loro problemi nascono molti anni fa. La Bertè ha raccontato quali sono le ragioni che li hanno portati ad allontanarsi così tanto, dato che prima avevano un rapporto quasi di fratellanza. Loredana Bertè e Renato Zero. La cantante spiega il perché del litigio. Il quotidiano La Repubblica ha spiegato che i motivi dell'allontanamento dei due artisti risalirebbero addirittura al 1996. La Bertè ha detto di aver presentato in quel periodo una denuncia dalla Procura della Repubblica contro Zero. Infatti Loredana ha raccontato di aver inciso alcune voci guida, senza aver mai cantato davvero i pezzi che a quanto pare i due avevano scritto insieme. In seguito la Bertè aveva deciso di chiedere a Renato la restituzione delle tracce che aveva inciso. Zero, per tutta risposta, le aveva chiesto 100 milioni di euro per i diritti, altrimenti non avrebbe potuto riavere le sue tracce. Loredana Bertè ha dichiarato di essere rimasta davvero esterrefatta, anche perché con Renato aveva sempre abbassato le sue difese, essendo stato da sempre un suo amico. Per la cantante questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ma ci sono stati altri avvenimenti, a detta della Bertè, che l'hanno portata ad allontanarsi drasticamente dal suo Renato, dal quale però non si sarebbe comunque aspettata una cosa del genere. Inoltre anche Fiorella Mannoia avrebbe avuto lo stesso tipo di problemi con Renato Zero, il quale a quanto pare farebbe lo stesso tipo di sgarbo a tutti. La Mannoia comunque ha sempre evitato di parlarne e non ha mai rilasciato dichiarazioni. Loredana Bertè ha anche raccontato di essere stata abbandonata in autostrada da Zero. Loredana Bertè e Renato Zero non si parlano più perché lei ha rifiutato di ascoltare le sue canzoni. La Bertè ha spiegato che ora non c'è più alcun rapporto con Zero. I due non si parlano più e si evitano anche quando sono costretti a incontrarsi lavorando, come è accaduto ad Amici 2019. Il problema non è nato soltanto quando Renato ha chiesto 100 milioni per i diritti delle tracce incise, ma ci sono stati tanti altri avvenimenti negativi che hanno portato la loro amicizia a rompersi. Tra questi Loredana ha spiegato che Renato non ascolta nessun altro tipo di canzoni, se non le sue. Un giorno lei era in macchina insieme a lui e gli ha chiesto di cambiare il disco, poiché da ore stavano ascoltando soltanto le canzoni di Zero. A quel punto l'artista si sarebbe spazientito e avrebbe fatto scendere la Bertè dalla macchina, abbandonandola in autostrada vicino ad un autogrill. Questo avvenimento ha infastidito molto Loredana, la quale ha dichiarato di aver capito per quale motivo Renato Zero non ha bisogno del gobbo ai suoi concerti. Anche di recente a Live Non è la D'Urso, la Bertè ha spiegato di essere rimasta particolarmente ferita dal comportamento di Renato, anche perché sono sempre andati molto d'accordo. I due facevano insieme addirittura i posteggiatori fuori dai ristoranti e cantavano insieme prima di riuscire ad avere il grande successo di oggi. Sembra che Loredana non sia riuscita a fermare il grande affetto che ha sempre provato per Zero, ma che non possa fare a meno di essere ferita per quello che è accaduto. A cosa è dovuto il drastico cambiamento di Renato Zero? Lui replicherà alle accuse? A voi i commenti! Grazie per aver scelto Uomini e Donne News! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.